Sessa Oyster 27, un vero cruiser, una vera barca cabinata. Su una lunghezza di poco meno di 8 metri e di una larghezza di 2,70 m circa, abbiamo veramente tanto spazio per poter fare delle vacanze stupende in questa barca, ma vivendoci proprio sopra la barca. Visto lo spazio delle cabine interne, lo spazio del pozzetto esterno e tutte le opzioni che sono installate su questa barca è ideale per farvi veramente una crociera molto lunga, delle vacanze, dei weekend. La seconda casa al mare, non ne avrete più bisogno se siete una famiglia di 2, 3 o anche 4 componenti, visto che abbiamo ben 4 posti letto all'interno. Quindi è una barca adatta sia alla vita in famiglia che alla vita con gli amici, alle uscite anche in giornata, perché no? Abbiamo un bellissimo prendisole di prua, abbiamo delle sedute molto comode nel pozzetto. Il pozzetto è la zona dove siamo adesso e la prua invece è là davanti alla barca, quindi per potersi stendere a prendere il sole in tutto divertimento e in mezzo al mare, soprattutto in un posto esclusivo. Motorizzata con ben due Mercruiser, due motori entro fuori bordo, quindi quelli dentro che esce fuori un pezzo di piede e l'elica, da 225 cavalli l'uno, sono motori in iniezione, sono motori stupendi e molto generosi, quindi abbiamo più di 400 cavalli, 450 per la precisione, e quindi anche le performance, ma soprattutto la sicurezza in mare è garantita. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa di più nel dettaglio di questa barca, ad esempio questo fantastico prendisole di prua. Questo fantastico prendisole di prua che si estende in tutta la lunghezza della prua della barca, quindi alla parte davanti e su tutta la larghezza. Ci si può sdraiare comodamente in 2, 3 o anche 4 persone. Un'altra chicca, un altro spazio molto comodo e in cui vivrai probabilmente la maggior parte del tempo è il pozzetto, cioè la zona dove mi trovo adesso. Come vedi c'è un tavolo centrale, una seduta a ferro di cavallo, è veramente spazioso e comodo. Oltre che la plancia di comando con la sua seduta dedicata ovviamente, e non da meno di fianco hai anche l'ospite o comunque il copilota che può star seduto a te, che può essere sia un amico che una moglie o anche veramente uno che ti dà il cambio nella guida per le lunghe distanze. Il cuore interno, non la spinta, ma il cuore interno della barca, quindi la zona delle cabine, adesso andiamo a vederla entrando in questa porta e scendendo vedrai quanto spazio troveremo dentro. Adesso entriamo e seguitemi. Come vedi siamo scesi nella cabina, siamo dentro al cuore della barca. Queste qua sono i gradini di ingresso della barca, che tra l'altro sono dei comodissimi ripostigli, sono dei piccoli gavoni. E l'altezza della barca è di tutto rispetto. Io non sarò molto alto, ma abbiamo 1,85 m abbondanti qua per poter entrare e abitare questa cabina. Sulla mia destra, entrando nella cabina, abbiamo il bagno, una cabina dedicata per il bagno con WC, doccia e tutti i comfort che possono starci in una barca di queste dimensioni, ma molto molto spaziosi. Il bagno è veramente ampio e spazioso, infatti ci si può stare in piedi per farsi la doccia, oppure c'è il WC, non è elegante che mi ci sia da sopra anche se è chiuso, quindi fidati di me. Adesso comunque te lo faccio vedere senza dentro me e vedrai quanto spazio c'è. Proprio di fronte a me invece andiamo a vedere adesso il tavolo che può essere abbattuto e creare un letto matrimoniale, oppure semplicemente può essere tenuto alto per ospitare una merenda o un pranzo, una cena, tranquillamente perché ci stanno comodamente sedute ben 6 persone. Eccolo qua, come vedi questo divanetto è veramente tanto comodo, abbiamo l'altezza per star seduti e comodamente seduti al nostro tavolo. Sul mio lato sinistro, quindi entrando in cabina e scendendo le scale, sulla nostra sinistra troviamo l'ingresso della cabina di poppa, dove abbiamo un letto matrimoniale a quasi 3 piazze. Non un semplice matrimoniale, ma molto anche più grande di quelli di casa. Come vedi di spazio ce n'è tanto e se hai dei bimbi piccoli li puoi mettere anche per così. E ce ne stanno 5 di figli se vuoi. Frontale a me, proprio in questa direzione, abbiamo tutto il mobile della cucina con lavello, fornello, forno microonde. Abbiamo anche il televisore per la sala, ovviamente per il divanetto lì di prua e tutto quanto l'impianto elettrico e i controlli della barca. Quindi in questa zona possiamo tranquillamente farci sia da mangiare che tenere monitorata tutta quanta la nostra barca. Il quadro, microonde,
piastra, il frigorifero e qua questo è il lavello. Non può certo mancare un'ottima plancia di comando dove poi tu andrai a condurre questa barca, a guidare questa barca. Volante centrale, abbiamo qua di lato la mia, adesso la mia sinistra, però ovviamente nell'altra direzione, sulla destra, le due cloche che servono a dirigere, a comandare i motori, acceleratore e marce. Poi nel quadro, nel cruscotto, troviamo tutta quanta la strumentazione di entrambi i motori. Infatti ogni motore ha la sua strumentazione dedicata, proprio per poter monitorare tutti i dettagli del motore man mano che navighi. Bussola centrale, mai perdere la rotta, bisogna stare attenti. Abbiamo anche un ottimo ecoscandaglio, un Garmin, che serve per leggere il fondale, quindi è una sorta di occhio sotto il fondo della tua barca per vedere quanti metri di acqua hai, oppure se c'è qualche scoglio che si sta avvicinando troppo alla tua barca. Gli interruttori di controllo, tutti quanti gli accessori e le opzioni sono comandate da questo interruttore, da questa pulsantiera, e abbiamo anche la pulsantiera dedicata al faro alogeno che c'è sopra la barca per poterti avvicinare di notte magari a un porto, identificare un punto. Quindi abbiamo un faro alogeno che fa ben 500 metri di luce in avanti. Qui sotto abbiamo il nostro lavello e un grande spazio per archiviare tutto. Mi trovo ora sulla prua, quindi sulla parte più a punta della barca, più davanti che c'è, proprio davanti al mio prendisole, quel prendisole matrimoniale dove mi vado a sdraiare e sto tanto comodo a prendere il sole, sia da solo che con tanti altri amici a fianco. Senti, innanzitutto mi scuso oggi perché sono senza giacca, ma ci sono 38 gradi, fa troppo caldo, non ce l'ho fatta neanch'io. Quindi ancora ragione di più per andare a divertirsi, prendere un po' di aria, quindi mandare la barca a planata, ingranare le marce, affondare il gas e seguimi. Wow, non è solo una barca camminata, spaziosa, ma anche una barca sportiva. Abbiamo toccato 38 nodi, quasi 80 km orari. È un divertimento, uno spasso. Guarda un po'. Bene, cos'altro dirti se non che questa barca è pronta alla vendita, puoi venirla a vedere e potrebbe diventare presto tua. Puoi venire a vederla e a toccarla con mano sul lago di Garda a Desenzano, da Barche Bellandi, il mercato dell'usato. La nostra sede è vicino a Desenzano al Garda, precisamente al Lido di Lonato. Ti aspetto, siamo aperti d'estate tutti i giorni, quindi ci puoi contattare. Tutte le descrizioni di questa barca, le specifiche tecniche, gli accessori, tutto quanto quello che riguarda questa barca, questa bellissima Sessa Oyster 27, le trovi qui sotto nella descrizione del video, oltre a tutti i contatti per poterci chiamare, per poterci scrivere. Una cosa solo, una parentesi importante per il discorso dei motori: come ti stavo facendo vedere prima, accelerando e quindi andando a tutto gas, la barca diventa veramente una barca sportiva. Questo però non vuol dire solamente avere un taglio e andare veloci come dei pazzi, vuol dire avere tanta sicurezza a bordo, cioè quando hai bisogno di cavalli ci sono, e il vantaggio di poter navigare quasi sempre sotto il metagas, quindi vuol dire di non sfruttare al massimo i motori. Avere cavalli non è mai una cosa negativa. Non mi resta altro che quindi aspettarti per conoscerti, per farti vedere la barca e, perché no, per vendertela. Quindi ciao, buon vento e occhio sempre al meteo.